Conoscere i meccanismi che determinano le psicosi ha aperto la strada a nuove terapie e cure. Un contributo fattivo è arrivato nel 2019 grazie agli studi condotti dal direttore della clinica neurologica dell'Università D'Annunzio di Chieti, il professore Marco Nofri, e dai suoi collaboratori. Importanti ricerche che sono diventate patrimonio della comunità scientifica internazionale, che si aggiungono a molte altre che portano la firma del professore Nofri, il quale dal prossimo 1 novembre sarà in pensione. Per ringraziarlo per quanto ha fatto per la crescita della clinica neurologica fondata 40 anni fa dal professore Domenico Gambi, del quale Onofri è stato allievo e dal quale ha preso il testimone nel 2008, è stato organizzato un convegno internazionale fortemente voluto dal suo successore, il professore Stefano Sensi, attuale direttore dell'unità di neurologia molecolare del CAST, il centro di studi avanzati e tecnologie dell'Università D'Annunzio, e direttore del dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche dell'Ateneo. L'evento è stato ospitato dall'auditorium del rettorato a Chieti, al quale hanno partecipato colleghi arrivati dall'Inghilterra e dalla Francia che con il Luminare hanno lavorato a progetti di valenza mondiale. All'ultimo, su una rivista di Nature, è uscito adesso, sarà in stampa a breve, ed è un lavoro sul meccanismo della psicosi. Perché noi vediamo la psicosi come un disturbo dei pazienti schizofrenici e questo ovviamente non è vero, la psicosi si presenta nelle malattie neurodegenerative e studiando i pazienti con le malattie neurodegenerative siamo progressivamente riusciti a capire quali sono le parti del cervello che vengono attivate o disattivate quando compare la psicosi. L'abbiamo confrontato con il disturbo bipolare, che appunto è un fenomeno ciclico, verosimilmente un sintomo di patologie diverse che si presentano appunto con queste manifestazioni bipolari. E abbiamo avuto modo di collaborare con l'Istituto dell'Imperial College di Londra. Tramite loro siamo riusciti ad avere l'autorizzazione ad utilizzare i farmaci psichedelici, LSD, mescalina, psilocibina, che siamo autorizzati ad usare. E con questi farmaci abbiamo potuto vedere che, perché sono farmaci che inducono fenomeni psicotici, che le aree cerebrali che si disattivavano, iperattivavano, erano esattamente le stesse di quelle che troviamo nelle altre patologie sistemiche.